RDE presa diretta. Luigi Bergamin, uno dei tre ex terroristi rossi in fuga dopo un'ondata di arresti ieri mattina in Francia, si è presentato a Palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi, lo si è appreso, da fonti inquirenti. Rabbia tra gli animalisti americani per un video in cui il controverso leader della National Rifle Association, la NRA, la potente lobby delle armi statunitensi che spara ripetutamente un elefante in Botswana, lo riporta la BBC, pubblicato due giorni fa dal New Yorker e da The Trace. Il video del 2013 mostra Wild Pierre che spara tre volte all'animale da una distanza ravvicinata, poi si innervosisce per non essere riuscito ad ucciderlo e a quel punto interviene un secondo cacciatore che finisce l'elefante. Nel filmato compare anche la moglie Susan che spara e uccide un altro elefante, non paga, gli taglia la coda e brandendola in aria grida vittoria. La Fuci può vantare nella propria storia testimoni di straordinario valore che hanno contribuito alla liberazione del paese, alla Costituzione, alla ricostruzione nella libertà. Anche oggi siamo chiamati a porre in campo la necessaria innovazione con il rispetto della pluralità, delle differenze e dei diritti della persona. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio per il congresso della Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Leonid Volkov, uno dei principali alleati di Alexei Navalny, ha annunciato su internet lo scioglimento della rete degli uffici dell'oppositore russo in carcere. Lo riporta la testata Medusa. La notizia arriva dopo che la Procura di Mosca ha ordinato di sospendere le attività degli uffici, un network di attivisti che copre praticamente tutta la Russia. È in corso un processo contro gli uffici regionali di Navalny e il fondo anticorruzione dell'oppositore, accusati di estremismo dalla procura, ma sono in tanti a ritenere queste imputazioni di matrice politica. La legge sulla protezione del clima in Germania non è sufficiente, quello che ha stabilito la Corte Costituzionale tedesca in un giudizio di oggi. L'Alta Corte chiede ai legislatori di regolamentare di nuovo gli obiettivi sulla riduzione delle emissioni di gas dopo il 2030, entro la fine dell'anno. Sappiamo l'importanza del match di domani, vogliamo renderci orgogliosi, una partita speciale e una semifinale. Conosco l'importanza di portare a casa il trofeo, sarà un grande match, così ieri il romanista Chris Smalling in una conferenza stampa alla vigilia della semifinale contro la sua ex squadra, il Manchester United. RDE presa diretta. Consegna a domicilio del caffè. La Torrefazione Caffè San Giusto vi ricorda che attiva nel comune di Trieste la consegna a domicilio di tutti i prodotti, come il caffè macinato fresco per la moca, miscele e specialty coffee in grani, cialde e capsule compatibili di diversi formati senza nessuna spesa per la consegna. Ordina tramite chiamata o WhatsApp 340 379 7662. Il caffè della tua città, dalla Torrefazione San Giusto, direttamente a casa tua, senza spese ulteriori. 340 379 7662. Info su www.sangiustocaffè.com. Chiedimi tutto, tutto, tutto. MGS Press presenta Lelio Luttazzi e la Settima Arte, musicista, attore e regista. Il nuovo libro della giornalista Nadia Pastorčić, con la prefazione di Gianni Morandi. Lelio Luttazzi e la Settima Arte, in libreria e in digitale.